I tifosi dell'Inter, nell'agosto del 2000, rimasero colpiti dai suoi baffetti alla Clark Gable. Sguardo d'attore, atteggiamento piacione. Il brasiliano Marcos André Batista Santos fu tradito dal suo agguerritissimo soprannome, Vampeta, che teneva insieme i nomi brasiliani del vampiro e del diavolo. Insomma, uno che avrebbe dovuto far scappare gli avversari dalla paura. E infatti, ancora oggi, i tifosi dell'Inter fuggono inorriditi. Vampeta era un nazionale brasiliano, considerato l'erede di Dunga, e l'Inter, su indicazione di Ronaldo, l'aveva preso dal PSV, strappandolo ad Antonioni e la Fiorentina, per 30 miliardi di lire e 4 miliardi per 3 anni a lui. Scandalosamente tanti! Pure oggi era talmente lento e scarso, quasi invisibile, che il disfacimento dell'Inter del secondo anno di Lippi fu forse in parte dovuto anche a lui. E il buon Tardelli, disperato, fu subito chiaro: no, questo non lo voglio proprio vedere. E infatti la meteora Vampeta giocò una, dicasi una, partita in Serie A e poi fu messo fuori rosa. Anzi, fu lui stesso, depresso, a chiedere di lasciarlo in pace. Arrivato ad agosto, già a gennaio fu spedito a Parigi, dove anche loro ancora ridono. Vampeta, infatti, si giustificò. Milano e Parigi non mi piacciono, preferisco Bahia. Ah, ecco. Posò per una rivista gay facendosi pagare $100,000. Dal 2010 si è buttato in politica. Oggi fa il commentatore TV. Ah, dopo il Mondiale 2002, ricevuto dal presidente Cardoso, non riuscì a smaltire in tempo la sbronza dei festeggiamenti e si presentò ubriaco senza problemi.